Siamo qui per la sesta edizione della Valigia dei Sogni, rassegna cinematografica che si svolge a Messina, al Cinema Lux di Messina. Siamo qui con il professore Federico Vitella, storico del cinema, che insegna all'Università di Messina, Dipartimento di Scienze Cognitive della Formazione e degli Studi Culturali. Stiamo parlando del cinema di Francesco Rosi, protagonista della sesta edizione della Valigia dei Sogni, e sottolineare l'importanza di Rosi come innovatore del linguaggio cinematografico, nel senso che spesso si sottolinea, ed è importante, l'impegno civile di Rosi, ma Rosi è anche, soprattutto con Salvatore Giuliano e Le mani sulla città, inizia un percorso di innovazione sul piano del linguaggio cinematografico e forse sarebbe importante anche le nuove generazioni conoscesse. Sì, quello che dici è giustissimo, è giustissimo. Spesso si è trascurato la forma dei film di Rosi, la grande forma e la bellezza della forma dei film di Francesco Rosi, a partire per l'appunto dal primo lungometraggio girato da solo, ovvero La sfida. Rosi è uno straordinario artista e uno straordinario tecnico. Quello che possiamo dire in prima battuta è che lui muove da un rifiuto netto delle convenzioni di scrittura e di linguaggio del cinema commerciale dominante, ovvero il cinema hollywoodiano, che a quell'altezza cronologica, per la sua forza commerciale, è il cinema, perlomeno a livello di pubblico di massa. Rifiutare il linguaggio hollywoodiano vuol dire per Rosi, a partire dalla sfida, lavorare soprattutto sulla forma piano sequenza, ovvero sull'inquadratura lunga con movimento di macchina, contrapposta qui appunto alle convenzioni di racconto e di montaggio con inquadrature brevi, che è un po' la cifra dominante del linguaggio invisibile all'americana. Progressivamente però, se noi avanziamo di film in film del cinema di Rosi fino alle sue ultime prove, vediamo che da questo rifiuto frontale del linguaggio classico matura una progressiva problematizzazione del linguaggio del film e quindi anche una riconquista, potremmo dire, delle forme linguistiche, delle forme del racconto del film. E in questo senso un film è importantissimo come Salvatore Giuliano, non lo è soltanto dal punto di vista dell'impegno civile, per quello che vi si racconta, eccetera, ma lo è anche come una sorta di riconquista del linguaggio cinematografico e delle forme di scrittura. E il film, io direi, dell'ampliamento del vocabolario, diciamo così, registico di Rosi, ampliamento del vocabolario che vuol dire per esempio l'utilizzo del movimento di macchina, la prima volta, del movimento di macchina, della macchina a mano, Sì, macchina. scusate, che non c'è prima nel suo cinema ed è importantissimo in alcune sequenze paradigmatiche del film, come quella della strage di Portella della Ginestra che tutti ricordano, e perché ha un senso, come dire, drammatizzante sulla rappresentazione, perché la macchina a mano implica evidentemente il rifiuto di un supporto stabile. Lo zoom, sempre in Salvatore Giuliano, arriva lo zoom, importante per restituire una soggettivizzazione dello sguardo della macchina da presa.